costo, allora, il sistema da 5 kW con 9 kWh, noi lo proponiamo al cliente finale a 5.900 € di vato, quindi finito. Considerate che sono tutti interventi che usufruiscono della dotazione per la ristrutturazione, quindi del 50%. Il sistema da 3 kW, che è anche il caso reale, viene proposto a 5.000 € IVA compresa. Allora, il beneficio economico si matura in questo modo. Tu oggi hai un impianto fotovoltaico, valorizzi l'energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico non prelevando energia dalla rete, non hai incentivi, non hai nulla, no? Facciamo un discorso altro degli incentivi. Quindi io oggi produco 1 kWh, lo consumo. Non spendo i miei 22-23 centesimi di energia in bolletta che prelevo dalla rete. Ma se io non ho un sistema di accumulo che mi permette di coprire l'85% del mio fabbisogno, ma solo il 30-25%, ad oggi con lo scambio sul posto cosa succede? Il mio impianto produce l'energia che va in rete. Io non la consumo perché non sto a casa, sono al lavoro. La sera ritorno, prelevo dalla rete e pago i miei 0,22-0,23 € a kilowattora che consumo. Fra un anno il GSE mi rimborsa il 40% di quello che io ho pagato oggi. Il sistema di accumulo ti permette di evitare tutto questo meccanismo e di valorizzare al massimo l'energia prodotta. No, cioè, rientro ambiente, altrimenti se non lo pagassi avresti la valorizzazione subito del risparmio. Però con la detrazione non ne paghi 6.000, non ne paghi teoricamente 3.000, perché gli altri 3.000 prescindono dal funzionamento, ce li hai e quindi devi vedere in quanto tempo riesci a risparmiare i 3.000 € che devi investire. Solo fotovoltaico posso darle ragione che si fa fatica perché se uno di giorno non sta in casa e non consuma energia, non si valorizza, sono d'accordo. Oggi per avere la convenienza tra fotovoltaico e energia non prelevata è necessario il sistema d'accumulo. Non ci sono altre strade. Oppure uno sceglie di non farlo e continua a essere collegato con la rete con le problematiche che si hanno, aumento del costo dell'energia, oneri di sistema, eccetera, eccetera, eccetera. Quei prezzi, scusi, sono soltanto dell'accumulo o anche del tuo sistema? No, solo sì, un impianto da 30 con l'accumulo sta intorno ai 10 euro. Siamo batterie della Fiat che ha un piano di recupero e mantenimento delle batterie allo stesso modo dei meccanici che sostituiscono le batterie delle auto, c'è un consorzio di recupero, in realtà è la stessa Fiat che lo fa, quindi verrà un operatore, sostituiranno le batterie e le completeranno loro in discarica di riciclo, perché poi già l'acquisto, cioè il cliente già l'acquisto ha pagato quota ambientale.